A lei. Grazie. Allora, sono veramente emozionato e vi ringrazio, perché non ci ho fatto l'abitudine. È il terzo ritiro, è la seconda volta che ho l'opportunità di parlarvi da un ritiro, perché il primo ritiro eravamo in Austria e non ci avete raggiunto, non ci avete raggiunto in modo da creare una piazza così bella. Però da lì siamo partiti per fare un percorso straordinario e io, mentre ero lì in prima fila, ero veramente rapito dagli occhi di questo signore, perché in questo signore, che si chiama Alberto come me, io ho letto l'orgoglio. Ovviamente quando tributo a lui tutto quello che merita e voi avete seguito, so che il ringraziamento va a tutte le persone che siedono alla sua destra, perché sono persone silenziose, umili, rispettose, che hanno il senso dell'umanità e che applicano quelle regole fondamentali per creare il gruppo. Alberto Girardino più volte ha parlato con me, ha detto l'importante è stare bene insieme, e noi stiamo, loro stanno bene insieme. C'è tutto lo staff qua alle spalle, c'è lo staff tecnico, c'è lo staff sanitario, c'è lo staff che organizza, c'è il nostro gruppo stampa, il nostro gruppo della comunicazione, e quindi a tutti loro veramente va il loro grande applauso, perché sono persone che silenziosamente operano 14, 15, 16 ore al giorno. Però avete dimenticato una persona fondamentale a cui tutti voi, e guardo anche i ragazzi, devono essere grati. È una persona umile, silenziosa, che non appare mai e che si chiama Sergio. Anzi, si chiama Sergev ed è il nostro chef. Dov'è? Dov'è? Lo vorrei qua. Vieni, Sergio. Grazie Sergio, grazie, grazie. Dietro la dirigenza ci sono tutta un'altra serie di persone che non nomino, ma abbracciatele, ringraziatele, applauditele. Sono quelle persone lì in tuta e sono preziosissime. Bene, poi voglio dirvi una cosa che ho nel mio cuore da tanto tempo, da almeno 2 settimane. Quando siamo in questo periodo, si parla, i tifosi sono molto interessati, molto curiosi, aspettano la notizia. E una delle notizie che sta occupando tutta la vostra attenzione e quella dei giornalisti è quella di questo maledetto portiere che deve arrivare. Bene, allora io voglio dirvi una cosa, c'è una persona, ed è qua sul palco, a cui tutti veramente dovete tributare l'applauso più fragoroso, si chiama Leali, Nicola Leali. Merita questo tributo perché è silenzioso, educato e in questo momento non sta vivendo un bel momento, perché appunto ci sono tutti questi rumors che ci infastidiscono. Ok? Bene, grazie, avete seguito. Ovviamente vi parlo un attimo di me, io sono, oltre che orgoglioso, anche molto responsabilizzato a continuare in questo percorso.
è un percorso difficile, perché l'ho avuto modo già di dirlo parecchie volte, il mondo del calcio non è un mondo facile, non è solo il rettangolo di gioco, non sono solo le persone che abbiamo applaudito finora, sono tutta un'altra serie di situazioni difficili da gestire, talvolta anche da contrastare, da organizzare, da progettare. Però noi ci stiamo ritagliando uno spazio importante e il nostro carisma, il nostro blasone, la nostra storia sta riemergendo forte. Domani c'è una riunione di Lega in cui uno degli argomenti è quello della valorizzazione della nostra società in termini proprio di presenza all'interno del mondo calcio professionistico e quindi all'interno della Lega di Serie A, dove vogliamo rimanere a lungo togliendoci delle soddisfazioni. Abbiamo bisogno della vostra pazienza, abbiamo bisogno del vostro appoggio, lo sentiamo forte, cerchiamo di non deludervi mai, vi chiediamo scusa se qualche volta non ci riusciamo, però tutti noi, anche quelli che non sono sul palco, ce la mettono veramente tutta, con passione, con cuore e con grande umanità e senso di responsabilità. Prima di fare salire sul palco l'ingegner Ricciardella, che è il direttore operativo della società, che vi darà qualche dettaglio al riguardo della campagna abbonamenti, cui siete estremamente interessati, vorrei rivolgere il mio ringraziamento a tutta la valle, l'abbiamo già fatto, a tutti gli albergatori, alla PT, però in particolare anche alla famiglia Fontana dell'Hotel Dolomia, che ci ospita da 2 anni e stanno veramente facendo di tutto per farci sentire a casa. Quindi, cari genuani, grazie, ho bisogno anch'io del vostro appoggio, anche a me scaldate il cuore, anch'io a volte faccio fatica, sono accompagnato da un'altra persona silenziosa che da quando è nato è genuano, anche se è nato a Milano, che si chiama Andrea, che è mio figlio, e quindi anche a lui va il mio grazie. Grazie.